Buongiorno al dottor Boy, grazie per questa intervista, grazie davvero. Tu sei il chairman dell'asilo Soka in Malesia, il preside dell'asilo Soka in Malesia. Sono sicuro che condividerai un'esperienza fantastica con gli educatori italiani. Grazie mille. Buongiorno Emiliano e grazie di essere venuto. Sono molto felice di avere l'opportunità di parlarti e di parlare a tutti gli educatori italiani. Ciao. Grazie mille. Prima di tutto mi ha incuriosito molto leggere il tuo background accademico, perché tu hai un dottorato in educazione e medicina. Come medicina ed educazione si connettono nel tuo percorso accademico e come si intrecciano al lavoro che stai facendo all'asilo Soka in Malesia? Ho sempre voluto essere un insegnante, allo stesso tempo era mio desiderio che le persone intorno a me diventassero piene di salute. Di conseguenza ho scelto sia il percorso dell'educazione che quello della medicina. Penso abbiano un legame profondo. Entrambi, educazione e medicina, dovrebbero mirare a stimolare il potenziale innato delle persone. L'educazione Soka stimola il potenziale interiore degli esseri umani a contribuire alla società e la medicina stimola il potenziale degli esseri umani nel superare le malattie. Quindi, ad un livello profondo, l'educazione Soka e la medicina sono connesse. A un livello proprio profondo. Davvero interessante. Quindi, ad un livello fondamentale, l'educazione Soka e la medicina sono connesse. Molte persone vedono l'educazione come un modo, uno strumento per prendersi cura della società e degli studenti, dei giovani studenti. Gli educatori italiani sono sicuro che sono molto curiosi di sapere cosa ne pensi. Ti faccio una domanda diretta e poi più tardi parliamo dell'asilo Soka in Malesia. Che cos'è l'educazione Soka secondo te? Basandoti sulla tua esperienza come preside dell'asilo Soka in Malesia e anche un po' basandoti sul tuo percorso accademico. La mia conoscenza dell'educazione Soka deriva da ciò che ho letto e imparato dai tre fondatori dell'educazione Soka, Mr. Makikuchi, Toda e Ikeda. E da loro ho appreso che Soka Education, l'educazione Soka, significa permettere agli studenti di diventare felici, assolutamente felici, e perché gli studenti possano diventare davvero felici, essi devono riconoscere chiaramente il loro potenziale, nonostante le difficoltà che insorgono. In altre parole, Soka Education, l'educazione Soka, contiene l'essenza dello spirito di non essere mai sconfitti e di sviluppare la vita al suo massimo potenziale. Mentre sviluppano questa attitudine, i bambini diventano felici. Per me questa è educazione Soka. Quali sono le tre caratteristiche dell'educazione Soka? Come descriveresti l'educazione Soka in tre parole? In three words. I see. Ok, I'll do my best. It's not easy to do that. But I think following. Non è una domanda facile. Ma penso che seguendo ciò che ho detto prima, primo, l'educazione Soka mira a sviluppare l'illimitato potenziale nella vita interiore degli studenti. Secondo, gli insegnanti devono credere in quel potenziale. Non è soltanto sviluppare, bisogna anche credere nel potenziale degli studenti. Gli insegnanti devono onestamente, sinceramente credere nel potenziale degli studenti. Se non lo fanno, quel potenziale non emergerà mai pienamente. Quindi questo punto è davvero importante. Il terzo punto è il legame maestro e discepolo, o la relazione insegnante-studente. Quando c'è un legame profondo tra insegnante e studente, la vita di entrambi si sviluppa al massimo.
Pensi che la relazione insegnante-studente sia a senso unico o a doppio senso? Intendo dire, è solamente l'insegnante che contribuisce alla crescita degli studenti o anche gli studenti contribuiscono alla crescita dell'insegnante? Cosa ne pensi? Assolutamente due direzioni. L'educazione SOCA non è una tradizionale forma di educazione dove l'insegnante insegna e lo studente è un ricevente passivo. Invece, questa relazione è una partnership, è una relazione dinamica, e in questa relazione dinamica la vita dell'insegnante si sviluppa moltissimo. Infatti, è quando la vita dell'insegnante cresce che l'insegnante può aiutare lo studente a crescere in modo profondo. Interessante. Ma parliamo un po' dell'asilo SOCA in Malesia. Sono sicuro che gli educatori italiani sono felicissimi di sentire dalla tua esperienza. Prima di tutto, prima che iniziassimo questa intervista, mi dicevi che al momento avete più di 400 studenti al momento. Sì, al momento abbiamo più di 400 studenti, ma dal 1994 ad oggi più di 3.000 studenti, giovani studenti, si sono graduati. Un numero altissimo. Isco, incredibile. Dici un po' dello sviluppo dell'asilo SOCA in Malesia. Sono particolarmente interessato al processo di fondazione. Che tipo di sfide e sforzi hai fatto col tuo team per fondare l'asilo SOCA in Malesia? Diciamo che ti sto chiedendo di richiamare la tua memoria il processo di fondazione dell'asilo SOCA in Malesia, ovvero il periodo della fondazione. Che memoria hai? All'inizio l'asilo SOCA in Malesia fu avviato basandoci sulla sincera determinazione di mettere in pratica i principi dell'educazione SOCA. Partimmo dal nulla, letteralmente da zero. Dovemmo, primo, costruire l'edificio, secondo, trovare gli insegnanti. Infatti la prima classe iniziò il 1 ottobre del 1994 e a quel tempo, a dirla tutta, non c'era un vero e proprio edificio. Gli studenti dovettero usare un edificio adiacente all'attuale sede messa a disposizione dalla SOCA CAI malesiana. Un anno dopo, finalmente potemmo muoverci nel nuovo edificio, dove i bambini poterono ricevere un'educazione in una struttura più organizzata. Capisco, quindi nel 1994 avevate un edificio temporaneo fornito dalla SOCA CAI Malesia, però il processo educativo partì, le interazioni tra studenti e insegnanti partirono. A quel tempo immagino abbiate dovuto scegliere dell'insegnante. Come li avete scelti questi insegnanti? Come è successo che avete avuto un gruppo di insegnanti pronti ad insegnare? L'asilo SOCA in Malesia era un contesto piuttosto nuovo a quel tempo, era, diciamo, l'inizio, il vero inizio. I primi insegnanti erano sinceri volontari, erano persone provenienti dai più svariati percorsi di insegnamento, ma col cuore di dare il loro meglio per essere coinvolti nell'educazione SOCA. E per loro era un vero e proprio percorso di apprendimento. Era la loro passione e sincerità nel voler fondare un asilo SOCA in Malesia che li portò ad unirsi e lavorare con determinazione verso questo obiettivo. Era un momento difficile, facevo parte dei membri del direttorato e come medico supportai il processo di sviluppo facendo check-up medici completi ai nostri piccoli studenti. Cercavamo di applicare la nostra conoscenza in modi utili e diversi. Per esempio, se alcuni insegnanti sapevano insegnare a leggere in inglese, facevano del loro meglio in questa materia. Altri insegnanti aiutavano nell'insegnare giardinaggio e cucina. Non eravamo esperti, ma qualsiasi cosa avevamo la usavamo per i bambini dell'asilo SOCA. Nel cuore avevamo il desiderio di fondare l'asilo SOCA in Malesia. Diciamo che all'inizio non c'era un'organizzazione definita e avete usato le vostre conoscenze in svariati settori per supportare al meglio gli studenti. Sì, la struttura organizzativa si è formata nel corso degli anni.
Quindi gradualmente avete iniziato ad organizzare attività scolastiche quotidiane e classi nel nuovo edificio. Vorrei, se possibile, che tu condividessi con gli educatori italiani cosa avvenne in questo momento cruciale. Come erano le interazioni studenti-insegnanti in questo periodo? Come avete applicato l'educazione umanistica, l'educazione Soka nelle classi all'asilo Soka in Malesia? Ovviamente all'inizio avete fatto del vostro meglio, ma poi gradualmente avete costruito una propria struttura accademica. Se possibile, vorrei che tu condividessi come avete strutturato il percorso accademico. Era ed è un dinamico processo di miglioramento e vorrei cogliere l'occasione per ringraziare gli insegnanti perché hanno lavorato duro usando le allora poche risorse disponibili per costruire una valida tradizione di insegnamento. Nel fare ciò, gli insegnanti hanno letto libri sull'educazione scritti di Makikuchi, Toda e Ikeda e hanno messo questi scritti in pratica nella loro vita quotidiana e nei loro insegnamenti. E così facendo, hanno dato un esempio guida ai bambini. Per esempio, gli insegnanti erano i primi a portare rispetto ai bambini e dargli caldi benvenuti. Così facendo, insegnavano loro ad essere rispettosi gli uni con gli altri e dare un caldo benvenuto ai bambini appena arrivati all'asilo. In molti modi, gli insegnanti hanno provato passo dopo passo a mettere in pratica l'educazione Soka e condividere il loro cuore con i bambini. Quanti insegnanti avete all'asilo Soka in Malesia? Abbiamo 35 insegnanti. E in totale 400 studenti. Capisco, incredibile, 400 studenti. Quindi parliamo di attività didattiche. Mi dicevi che i bambini sperimentano svariate attività. Puoi condividere con gli educatori italiani quale tipo di attività didattiche svolgono? È abbastanza interessante. Intendi quale tipo di attività? Sì, quale tipo di attività, quale tipo di processo di insegnamento applicata all'asilo Soka? Penso che prima di tutto mettiamo l'educazione Soka in pratica attraverso l'insegnamento delle lingue. La Malesia è una nazione multiculturale e multirazziale. Le lingue che insegniamo all'asilo Soka in Malesia devono coprire tutte le differenti possibilità. Per questa ragione insegniamo ai bambini tre lingue: inglese, malì e cinese. Tutte e tre le lingue sono usate dagli studenti e usando queste lingue gli studenti studiano svariate materie, studiano in molti casi giocando, facendo cose legate alla realtà quotidiana, per esempio studiano scienze giocando, hanno classi di cucina dove cucinano tutti insieme. Hanno classi di giardinaggio dove vanno all'aperto e imparano a piantare piante. E come ho detto prima, il processo che avviene è molto profondo, perché in facendo attività legate alla vita quotidiana, gli insegnanti insegnano agli studenti rispetto della natura, rispetto degli altri studenti, e una profonda interazione si sviluppa nelle attività quotidiane. Interessante, quindi hai detto che i bambini parlano cinese, malì e inglese. Sì, quindi i bambini crescono con tre lingue. Interessante, quindi l'asilo Soka in Malesia va dai 4 ai 6 anni, giusto? Sì. Va dai 4 ai 6 e poi passano alla scuola primaria, che è la nostra scuola elementare italiana.
Quindi quali sono i risultati dei bambini, degli studenti una volta che passano dall'asilo alla scuola elementare? Quali risultati hanno? I risultati, avendo frequentato l'asilo Soka in Malesia, non si vedono immediatamente, diciamo al primo anno o al secondo anno, ma questi risultati si vedono a lungo termine, perché i bambini crescono immaturi esseri umani che dopo 2, 3, 4, 5 anni dimostreranno nella società di essere esseri umani che contribuiscono alla società con grande maturità. Probabilmente andranno attraverso grandi difficoltà nella vita, però molti di loro diventeranno, e altri lo sono già diventati, dottori, insegnanti, ingegneri. Molti di loro sono andati all'Università Soka americana e altri all'Università Soka giapponese. Ma penso che i risultati dell'educazione Soka, in modo particolare degli studenti all'asilo Soka in Malesia, non si vedono immediatamente, ma nell'arco del tempo. E avete un motto fantastico all'asilo Soka in Malesia. Puoi condividerlo con gli educatori italiani? Siamo davvero commossi di parlare agli educatori italiani. Il motto dell'asilo Soka che il fondatore dottor Ikeda ci ha dato è forti, retti e gioiosi. Questo è il motto che risiede nel cuore dei bambini all'asilo Soka in Malesia. Quando il dottor Ikeda visitò il nostro asilo in Malesia nel dicembre 2000, ci diede tre linee guida, tre principi, e questi tre principi risiedono anche loro nel cuore dei bambini. Questi tre principi sono amicizia, coraggio e speranza. Quando creiamo amicizie, vere amicizie, creiamo anche coraggio. Il coraggio sorge nel nostro cuore e abbiamo e sviluppiamo per questa ragione speranza. C'è sempre speranza nella vita. Questi sono gli incoraggiamenti che personalmente dottor Ikeda ci diede quando visitò il nostro asilo. Speranza, coraggio e amicizia. Siamo commossi ogni volta che pensiamo a queste parole. Bene, ti faccio una promessa. Ti visiterò all'asilo Soka in Malesia. Sicuramente ti aspetto e aspetto tutti gli amici italiani, tutti gli educatori italiani e europei. Attenzione perché inviterai tantissime persone. Per concludere, grazie mille a Dr. Boy, davvero una preziosa intervista. Se vuoi dire un ciao agli educatori italiani, ne sarei davvero felice. Prima di chiudere vorrei farti una domanda. Al momento in Italia non abbiamo scuole Soka, strutture accademiche Soka, ma ci stiamo lavorando sodo. Quale incoraggiamento vuoi condividere con gli educatori italiani, basato sulla tua esperienza, basato sui tuoi ricordi e sul lavoro preziosissimo che stai facendo all'asilo Soka in Malesia? Che tipo di incoraggiamento vuoi condividere con gli educatori italiani? Grazie mille per questa domanda, per questa opportunità. Ancora una volta voglio ribadire che sono profondamente felice di parlare agli educatori italiani, i miei amici italiani. Ricordo che il fondatore Daisaku Ikeda personalmente mi disse e ci disse che la cosa più importante per conquistare la pace non sono le discussioni che avvengono in grandi meeting politici,
ma sono le interazioni tra persone giovani di vari paesi che incoraggiano la pace, in particolar modo l'interazione tra studente e insegnante che genera pace a un livello profondo. Per questa ragione il fondatore Chieda ci ha incoraggiato a sviluppare rapporti d'amicizia, speranza e visione per il futuro. Emiliano mi ha chiesto qual è l'incoraggiamento che voglio condividere con gli educatori italiani. Quello che voglio condividere è creare amicizia, creare legami, e questi legami saranno una forza incredibile per il futuro. E grazie mille a dottor Christopher Boy, grazie mille per il tempo prezioso, e sono sicuro che gli educatori italiani saranno felicissimi di guardare questa intervista.